Happy birthday to Benvenuti in questo nuovo video sul canale Humor Channel, in casa Humor Channel, perché venite a casa mia in ogni episodio del mio canale. Quest'oggi, come avete letto dal titolo, è un video dedicato un po' a me. Parlo un po' di me. Perché? Perché parlo di me? Perché domani è il mio compleanno. Compio purtroppo già 34 anni. E volevo parlarvi di un po' di quello che era Umberto prima, di farvi questo regalo, perché mi andava di farvi conoscere un Umberto un po' disagiato. Delle scuole medie, delle superiori, e quale cosa migliore se non andare a scovare nei vecchi diari? E già, io usavo il diario sottobanco, che era un mattone del genere, cioè guardate qui, era enorme, poi lo riempivo ancora di più con foto, fotini, articoli di giornale, cose incredibili. E ne vedremo delle belle. Vi avverto, preparatevi perché c'era veramente un disagio incredibile. Io ero innamorato dell'amore, quindi vedrete cose strane, già vi avviso. Il diario partiremo dall'anno 94, se non erro, per arrivare al 2001-2002. Sì, ce l'ho tutti quanti qui, c'è una catasta incredibile. Ma prima voglio ricordarvi una cosa importante. Domani, 15 dicembre, è il mio compleanno e la cosa che... bella che accadrà domani è che uscirà il mio nuovo singolo su tutti i digital store, che quindi iTunes, Amazon, Google Play Music, e anche in streaming su Apple Music, su Spotify e su Tidal. E il singolo si chiama Ama Perdona, l'avete già ascoltato in un'anteprima di 30 secondi qui sul mio canale in un video. Se non l'avete fatto, vi lascio comunque la scheda qua sopra, andate a vedere qui sopra, andate a vedere la scheda e potete ascoltare 30 secondi della mia canzone. La cosa importante è che vi chiedo comunque una canzone su queste piattaforme parte da 99 centesimi fino ad arrivare ad 1,29 euro un singolo. Sarebbe carino ricevere come regalo di compleanno tante, tantissime persone che hanno dei messaggi dove avete acquistato la canzone, perché ci tengo tantissimo, perché io con Angelo Zullo, che mi segue, il mio produttore, mi dà una mano, mi produce tutto, mi ha anche scritto la canzone, l'ha arrangiata e l'ha fatto la musica, e ci tengo tantissimo a questo lavoro perché stiamo creando il mio album e per completarlo comunque servono sempre tanti soldi, devo essere sincero. Vorrei, appunto, come stiamo già facendo, tutti i soldi che stiamo guadagnando con le canzoni, con i singoli vecchi fatti in precedenza, stanno comunque andando ad investire per l'album. E più ne arrivano e meglio è, anche perché molte persone di voi mi state chiedendo l'album fisico, ma produrre un album fisico con tanto di etichetta SIAE da poter vendere anche nei negozi di dischi ha un costo elevato, perché bisogna fare 1000-2000 copie e costa. Quindi non so se faremo questa cosa, se riusciremo a raggiungere. Io comunque ho aperto anche un profilo Patreon, e poi ne parlerò in un altro video, vi dirò che cos'è Patreon. È un po' complicato, però se vi fa piacere ve lo farò vedere. Niente, cominciamo subito a vedere i video perché il video è lunghissimo e divertente. Mi raccomando, sedetevi comodi, vedetevi questo video con calma sul vostro divano, nel vostro letto, rilassatevi e fatevi due risate con me. Oh mio Dio, che cosa sto per fare? Sto per rovinare tutto quello che ho fatto fino ad ora. E lo so, allora, non mi ammazzate, siamo tutti stati bambini, tutti abbiamo avuto un diario, immagino. Questi qui risalgono, se non trovo l'ultimo, dal 96, oh mio Dio, dal 96, 97. Al 2001-2002, sì, questo è l'ultimo, l'avevo messo solo apposta. Io non li apro da anni, vi ripeto che non li apro da anni e ho un po' di paura a vedere quello che trovo, che troveremo qua dentro. Mi sto proprio mettendo a nudo su tutta YouTube Italia. E sì, perché questo video non lo faccio anche in inglese per fare la doppia figura di merda, quindi lo faccio solo in italiano per sicurezza. Quindi direi di cominciare. Spostiamo questi. E andiamo dell'anno 96-97. Non so perché ho fatto questo video, mi voglio rovinare evidentemente. Per i miei 34 anni mi sono fatto proprio questo regalo, la figura di merda su YouTube. Allora,
faccio questo video perché domani è il mio compleanno e faccio 34 anni, quindi perché non buttarsi della malinconia e soffrire? Dico, c'erano un sacco di cose qui dietro, io non le leggevo mai. Caro diario, mancano 8 giorni all'inizio del nuovo anno scolastico e sono emozionato perché devo frequentare la prima superiore del liceo artistico di Eboli. Ho tanta paura e poi non è che sia così coraggioso. Che cosa ho scritto qui? Confessione di Umbi. Ah vabbè, poi scrivevo poesie già, questa è il primo liceo immagino. Mentre il mare lascia il mondo, mentre il mondo lascia il mare, tutto accade, ma non c'è niente da capire in questo globo che non va. Bah. Oh mio Dio. Non fumavo le canne al primo superiore, ve lo giuro. No, Veronica, se vedi questo video, cioè Veronica, lo stai vedendo? Questa era la ragazza che abitava nello stesso parco dove abitavamo, nello stesso palazzo, insomma. Oh mio Dio, che ridere, Veronica. Io mi ricordavo manco di amarti, Veronica, scusami. Eri bellissima, sei bellissima anche adesso. Ragazzi, fatevi un'idea di come sono. Ma che cazzo di maglione è? Che cazzo di disegno è? No, fatemi... Ma perché facevo queste cose? Mio Dio, ero proprio disagiato. Un'altra poesia. Tra noi si sente amore, tra noi si sente odio, tra noi si sente tutto, tra noi c'è tanto bene. Ma sembra un po' Tiziano Ferro quando scrivo, mio Dio. Umberto, questi disegni... Io mi ero messo in testa di fare il Love Rider, quello lì che scrive sui muri. Dalila, tu che ti vedi sempre i miei video, qua c'è anche una cosa per te. Mi piace tanto ma non mi vuoi, ti penso sempre in ogni ora, sento che tu sei quella giusta, la ragazza giusta. Lo so, ti piace lui, ma io ti capisco e voi... E voglio che noi siamo amici, ok? Così dall'amore passiamo all'amicizia. Va bene. Mi stavo a pisciare sotto, aiuto. Questo, oh mio Dio, la scrittura di mia mamma, che bello. Prego gentilmente di voler giustificare l'assenza dell'unione Umberto del giorno 7-10-96 per motivi di famiglia. Distinti saluti, certo. Mia mamma era molto complice, anche non volevo andare a scuola mi faceva le giustifiche. Cioè tanto su cazzi tuoi, te la vedi tu, se vai male. E queste sono le prove mie di fare le giustifiche tinte, cioè. Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, voglio morire. Un'altra, no, queste sono sempre io che faccio le prove di mia mamma per Flora. Flora, oh mio Dio, Flora, il primo superiore a Eboli, non odiare mai chi hai amato perché sarà un onore pieno di amore. Oh, che cara. Andiamo a vedere il mio compleanno, un'altra giustifica di mia mamma. Io facevo un sacco di assenze perché la mattina ero molto emozionato andando a scuola, non riuscivo più a uscire dal cesso. Allora, dov'è dicembre? Dov'è dicembre? Novembre, dicembre, ecco qua. Non so, questo doveva essere Sailor Moon. Oggi si prendono le ferie di Natale. Si prendono, Umberto. Ma che cazzo dici? Si prendono. Il mio compleanno non scrivo niente, ecco qua. Buon compleanno, Umberto. Non c'è scritto niente. Io ero un po' così. Io le dediche non le so fare, ma sul tuo diario non poteva mancare Stefania. Penso sia Stefania Giravolo. Ciao Stefania, che pure sta su Facebook, se vede il video, salutami. Spagna ti amo, perché e qualcuno mi ha scritto che hai complessato, ecco qua, perché a me piaceva Ivana Spagna. E mi hanno scritto che ero complessato. Vabbè, in un video già avevo detto che comunque molte volte ho subito un po' di bullismo a scuola, non perché avevo dei gusti particolari, sì, in canto, invece di fare calcio mi piaceva pallavolo, e eccetera, eccetera, quindi ero sempre un po' così. Laura, devi vedere questo video. Mi chiesero di scegliere fra sesso, droga e morte, scelsi la prima, ma fu la terza a scegliere me. Beh, Laura è molto felice. Laura è bellissima. Marta di Grasso, ok, basta, questo può bastare, questo diario qui. Passiamo a quest'altro qui che non so, cioè non c'è l'anno, non so perché non c'è. Ah sì, aspettiamo, 94-95. Quindi questo qua è l'ultimo anno di scuola media, oh mio Dio! No! Ecco qua, ti amo Fabiola, ti amo. Fabiola era la mia vicina, la mia compagna di banco delle scuole medie. Io amavo tutte le mie compagne di banco. Ogni anno cambiavo compagno e amavo una compagna diversa. In una classe c'erano 10 femmine e le amavo per tutto l'anno. Una per ogni mese. E vabbè, Salernitana. Che ride, Salernitana, Granata è il colore più bello che c'è. Granata è il colore, cioè, no vabbè, Umberto Vergogna. Opposizione, ripetere tutti gli argomenti trattati a fare l'esercizio sul quaderno di analisi logica, mio Dio! Che bello, non andare per scuola. Ti amo. Cioè ragazzi, ma state leggendo? Ma io sono un pazzo. Che cos'è questa cosa? Sembra una cosa satanica. Ma che... Ragazzi, alla fine, ti amo ancora.
Fare il primo tema della traccia sulla base di quanto studiate, discusso e commentate la seguente frase: la società dei consumi. Oh mio Dio, già si consumava. Ecco, ancora una giustifica di mia mamma. Però andavo bene a scuola, però mi piaceva fare essenza. Cioè, a me solo la domenica non bastava a casa, volevo stare un qualche giorno in più. Ti amo Fabiola, ti amo Fabiola. Cioè ragazzi, Fabiola è stata Fabi, ti amo Fabi, è stata l'ossessione delle scuole medie. Poverino, l'ho stalkerizzata. Fabiola, perdonami. L'ho stalkerizzata proprio. Mamma mia, aiuto. Ti amo Fabiola. Però prima sotto c'era scritto ciao Noemi. Cioè, ma chi è Noemi? Chi se la ricorda? Vi amo. Ah, adesso è nel doppio, così. Oh mamma. Freya, ti stai ferma, che stai facendo? Freya! Ti amo, questo era sempre per te Fabiola, che non mi hai mai voluto. Te ne prenderai per tutta la vita. 15 dicembre. Sul quaderno delle mie didattiche dietro imparare la storia di Salerno, fare il cartellone dell'Ungheria, scienza. Il mio compleanno l'ho passato di merda, insomma, a fare il cartellone dell'Ungheria. Fantastico. Cioè, aiuto. Chiudiamo questo capitolo, eh? 97-98 medias. Ecco qua, questo era il mio amore delle superiori. Nacquero, arrivarono le Spice Girls e io avevo queste. Poi c'era il pazzivo per i pastori tedeschi, tant'è vero che mettevo come si dice, cartelloni per casa, che volevo il cane a tutti i costi. C'è un capello, adesso cloneremo qualcuno della mia classe. Che schifo, non lo so, buttiamolo. Se lo lascio qui dentro, va. Lo lascio qui, io non ricordo anche questo. Poi c'è degli orari. Molte volte capita di trovarsi soli oppure insieme alle persone che si desidera parlare, che si desidera parlare, sognare, ascoltare tante cose interessanti che riguardano la nostra vita. È dedicata ad Anna. Ad un'amica chiedo, vera e unica, ti regala la giornata più triste e noiosa. Anna, sei unica. Anna, vero? Ciao Anna. Non è molto tecnologica Anna, quindi non usa nemmeno Facebook, figuratevi, gli non manderò un messaggio con una foto. Le Spice Girls ancora. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Caterina, Fiorella, Mariella, Rosita, Natalino, Laura. Oh no, vabbè ragazzi. Io non ci sono per fortuna perché avevo i capelli biondi, credo. Questa è Laura che sta appoggiata su una colonna di Roma, perché eravamo stati a Roma in gita. Ma sembra tutt'altra cosa. Laura, perdonami, non è così. Dalila. Dalila, ti ricordi questa foto? Ti prego, guardala, perché te. Le tue fasce immancabili. Io ero innamorato anche di Dalla. No, vabbè ragazzi, questi sono da collezione. Questi se me li vendo è la fine. Poi i cosi delle Spice Girls. Cioè, la mia felicità. Cioè, perché dovevo fare la gente storpia, senza cosce, che si voleva uccidere? Vabbè, ci credo che se le ho ammazzate. Però, aiuto. I promessi sposi, geniali. Ve l'andiamo subito al mio compleanno, saltiamo un po'. Dice, ha visto questa, che poi UFO. Tanti auguri Umberto Pelù, perché avevo inventato un personaggio che si chiamava Pelù, mi faceva gli auguri. Forse ero un po' solo, ma non è vero, non ero solo. Dietro ad ogni sottobanco c'è una specie di cartellina. Vediamo se c'è qualcosa qua dentro, perché io non lo so se c'è qualcosa. Oh mio Dio. Sentiamo Bayumbi, sentiamo. Io ero proprio fissato con l'amore quando ero piccolo, impazzivo. Andiamo al 98-99. Il mio incubo più forte, qua ho scritto incubi ossessioni, è quello di non riuscire mai più a cantare. Ci tengo alla mia voce, vorrei tanto che migliorasse di più, molto di più. E già pensavo a cantare. Ciao Bombi, come va? Dovevamo fare il compito di chimica, invece tra poco ti interrogherà. Buona fortuna. Oh mio Dio, Dalila, grazie, molto gentile. Anzi, questo 15 dicembre è proprio triste. Non c'è scritto nulla. Ero triste il giorno del mio compleanno, secondo me. Il 2000, già con scoppiettante, già lo sento più pieno come diario. E cambio nome, mi facevo chiamare Phoenix C. Come la figlia di Melanie B, che ha un nome unisex. Oh mio Dio, il mio primo cane. Fox. Cos'è Fox? Purtroppo è durato solo 18 mesi, ha avuto una brutta malattia, ha preso non si sa come, perché l'ha presa, ma questa è una cartolina di Mariangela, credo, che mi ha mandato dalla Grecia. Sì,
Grazie Mary. Un altro volta Fox, il mio primo cane. Questa è una cosa strana che ho disegnato io. Oh, il mio compleanno, tanto curioso, un BD a 7 anni. You and me, della Omnitel, la famosa Omnitel. Ero felice. Forse era il primo anno che avevo il cellulare, quest'anno, se non sbaglio. Abbiamo il 2000-2001, sì. Però aspetta, questo forse è di Stefano, mio fratello. Stefano? L'alunno Mugliano se viene sospeso per 3 giorni senza obbligo di frequenza. Allora, mio fratello, la mia antitesi. Io sì, pure sono stato sospeso una volta perché ho litigato con delle persone in classe, dei compagni di classe, però con obbligo di frequenza per 2 o 3 giorni, non mi ricordo. Questa è quella mia. Oddio santo, ragazzi, preparatevi. Cioè, ma perché mi facevo biondo dorato? Ed era un pacioccone immenso con 4 peli sul mento. No, ma questo, vabbè, queste due persone qui ci sono ancora. Raffaella Sarno e la mitica Bel Perez, che Maria Angela, che la chiamavamo così. Cioè, ragazzi, e poi sono io con un altro, due colleghi, io e un collega di animazione. Cioè, io ho il capello proprio color sole. Che paura, ragazzi, che paura. Cioè, le mani un po' verdi, non ci fate. Ah, ecco, io facevo 18 anni. Il dicembre del, oddio, mi sono dimenticato, del 2000. Nel 2000 ho fatto 18 anni ed ero molto felice. Guardate qui quanti 18 ho fatto. Abbiamo finito. Oh mio Dio, c'è un foglio. Vabbè, ma questo è molto prima delle superiori e delle medie. Secondo me questo si tratta proprio di elementari. Oh no, no. No, sì, aspettate, questo è ore 11, 4 squilli, ore 12, 4 squilli, ore 13, 4 squilli. Praticamente avevo il cellulare, ma non avevo, cioè avevo anche il credito, però mia mamma diceva non lo fare perché sennò c'era l'abbonamento all'epoca. Mi diceva sempre, fammi 4 squilli, alle 11, 4, alle 12 e 4, alle 13. Fantastica, mamma mia. Ti mando un bacio forte, forte, mamma, dove sei? Ti penso sempre. Allora, comunque tu sia, insomma. Qua già c'è più bordello, questo è l'ultimo anno proprio, credo. Se le sfaccettature della quinta B. Madonna mia, no, ma che cos'è? Oh mio Dio. No, questo è già più... Valentina la visionaria sensitiva, Paolo De Martino lo schizofrenico, Danilo il cafardo, Eugenio il folle, Paola la perseguitata, Letizia Achia New Land, Valentina Valera stressata innamorata, Antonio Troiano l'indifferente, il sognatore ero io ovviamente, i sogni sui desideri, Nicoletta Pezzosi la psicanalista impacciuta, i gruppi fatti in classe, le sfaccettature dei professori, Borgese perseguitato, Lanzisi la permalosa, Giuliano l'X-Files, la stessa un po' aliena. Longo, il rattuso, professor Longo, vi ho anche su Facebook, Nappi l'indifferente, e la Enrico la bua tanzevata. Da notare, non dico altro, il disegno, eccolo qui, che processa poteva essere, capitolo. La De Pisapia, la Malegna, Ianara, l'Ardovino, Counselor Land, il pezzo sia Eugenio, abbia scritto queste cose, la Balletta, la Psicopatica, e la Toriello, la mamma di tutti. È vero, questa sta di religione, com'era bella, mi manca tanto. Poi dei disegnini, delle cose di pazzia totale, dei momenti più pazzi. Qua abbiamo dei fogli, sempre con altri disegni, immagino, ma sono inutili da vedere. C'è una foto, Roberta, Marcellino, Marta, Dominique e Veronica, oh mio Dio. Ragazzi dell'Hollipop, che venderò a Salerno, ma stiamo scherzando. Le Hollipop. E qui, per chi non mi credesse, non so se vi ricordate, Monica Hill. Abbiamo fatto villaggio, lei era cliente in un villaggio dove io lavoravo e l'ho conosciuta qui. E il primo anno di amici io andai a fare i provini e lei pure fece i provini e lei passò e io, cioè lei passò tipo alla fine dei provini, io arrivai fino a un certo punto e poi non passai. Il primo anno proprio dell'edizione di amici.
Monica Hill, adesso ricordiamoci che va in giro per il mondo come corista di Laura Pausini. E io ero lì con lei. Sono Umberto, lo sapete già ovviamente. Sono reduce di una super mega galattica stagione di animazione in un villaggio turistico di vacanze. È stata una bella esperienza. Ora, anzi, oggi purtroppo ricomincio la scuola. Speriamo che quest'anno vada bene, speriamo che vada bene in tutto. E non solo per il profilo scolastico, ma anche per il mio stupido senso del romanticismo che mi porta solo e sempre a soffrire per amore. Speriamo bene. E io vi ho inventato Giovanna che mi diceva forza. Il disagio, ragazzi, il disagio. Ah, ecco, non ero felice perché c'era l'autogestione a scuola. Wow. Oggi compio 19 anni, sinceramente. Ma molto sinceramente mi sono rotto di vivere. Non dovrei dirlo perché non mi manca niente. Solo una cosa è fondamentale per me, per la mia vita: l'amore, che non c'è e forse non avrò mai. Sono andato a festeggiare i miei 19 anni in discoteca a Napoli. Ah, wow. Niente, per questi 34 anni vi ho fatto una bella sorpresa, spero sia stata gradita. Adesso torniamo un attimo alle altre telecamere. Guardatemi nelle palle degli occhi, devo dirvi una cosa importante. Eccoli qui, i diari incriminati che mi hanno fatto soffrire, piangere, divertire. Hanno dei ricordi dentro incredibili. Se vi siete sentiti nominati, se avete visto il video e siete in questi diari, scrivetemelo qua sotto. Oppure scrivetemi anche voi che cosa scrivevate nei vostri diari, cosa c'era nascosto, perché non potevano essere aperti da persone sconosciute, i vostri segreti quali erano. Scrivetemelo qua sotto, a me fa piacere se ci scambiamo, cioè, sta sedia che ci devo mettere un po' d'olio, mi fa piacere scambiare idee con voi e vedere un po' se avevamo delle similitudini, se eravate disagiati come me, che erano innamorati dell'amore di Fabiola, che era ovunque. E poi siamo passati a Dalila, poi siamo passati a un'altra, a Noemi. Ma Noemi chi è sta Noemi? Non mi ricordo sta Noemi chi era. Comunque, vabbè. Che ridere, ragazzi, i diari sono una cosa, una fonte di ricordi. Quando sei triste, stai giù, te li devi mettere a vedere e ti riprendi. Niente, io vi ringrazio ancora di aver visto il video. Domani faccio 34 anni, quindi se volete scrivetemi un bel augurio qua sotto, che mi fa sempre piacere. Voi siete una bella community, mi state dando un supporto indescrivibile. Vi lascio anche tutti i video che qui appunto vi sto lasciando tutti i video che abbiamo fatto fino ad ora, gli ultimi 4 video. E poi una cosa importante, comprate il mio singolo quando esce domani su iTunes, lo trovate, Ama Perdona. Grazie mille ancora per aver visto il video e acchiappatevi! Ciao!